tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Politica Oggi. Torniamo a parlare quindi di politica, di campagna elettorale, di elezioni regionali che si terranno il 5 novembre. Allora, oggi ne parleremo con Antoni Scilla, candidato all'ARS con Forza Italia, il cui presidente sarà Nello Musumeci. Allora, buonasera intanto Toni, come va questa campagna elettorale e come procede? Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Devo dirti che la campagna elettorale sta procedendo bene, sto girando in lungo e largo la provincia e anche se lo stato d'animo dei vari cittadini, dei vari imprenditori, professionisti che sto incontrando è sicuramente uno stato d'animo che ha una forte arrabbiatura contro, diciamo, la politica in senso lato, dopo ragionamenti, dopo discussioni, si inizia a comprendere invece che il 5 novembre appunto sarà una data molto importante, perché dalle scelte che verranno fatte può ridisegnarsi un nuovo futuro, un nuovo scenario socio-economico. Quindi le persone sono sì arrabbiate, però comprendono, se qualcuno glielo spiega bene, che bisogna sicuramente andare a votare. Quello che io sto andando a dire in giro è proprio quello di fare una scelta. Non andare a votare non serve a nulla, serve decidere bene, analizzando bene quello che è lo scenario politico come proposta politica rispetto a ciò che le varie coalizioni stanno proponendo appunto, e nella individuazione dei candidati sulle cui gambe poi dovrebbero camminare questi programmi di rilancio socio-economico della nostra Sicilia. Nello Musumeci è stata quindi una scelta naturale? Assolutamente sì, io sapete bene che conosco da tanti anni Nello, proveniamo dallo stesso ambiente politico, mi ha sostenuto mettendoci la faccia in campagna elettorale nelle amministrative che purtroppo io a Mazara non ho vinto, ma Nello è stato presente, comiziato con me, quindi devo dire che c'è un rapporto che va oltre a quello politico, ma non è quello che oggi è importante. Oggi è importante scegliere una persona per bene, un politico, perché la nostra coalizione ha voluto puntare sul politico. Non è vero che oggi bisogna improvvisare, serve tanta preparazione, serve conoscere ottimamente la macchina burocratica, e Nello Musumeci è stato già presidente della provincia regionale di Catania, è stato un ottimo europarlamentare, quindi ha i giusti collegamenti anche in seno a Bruxelles, dove si stabiliscono le strategie, le direttive che poi influenzano le nostre scelte. È stato sottosegretario di Stato, quindi un soggetto che di fatto ha avuto le mani in pasta in politica, ma nonostante questo è sempre uscito con una persona eticamente perfetta, ha saputo quindi abbinare a un comportamento ottimale una preparazione politica ed amministrativa notevole. E dopo il disastro completo e totale del governo Crocetta, di tutto il suo entourage, soprattutto il Partito Democratico, oggi affidare questo nostro progetto di rilancio del centrodestra moderato a Nello Musumeci è sicuramente un fatto naturale. Devo anche complimentarmi con chi ha creato anche le condizioni di presentare questo centrodestra unito in Sicilia. Non è stato facile mettere insieme tante realtà, tante storie. Si è fatto ognuno tanti passi indietro per cercarne di farne fare un avanti alla Sicilia nell'interesse dei siciliani. Oggi abbiamo tre proposte politiche in gioco fondamentalmente. Sì. Una è quella del centro-sinistra, ma già voglio dire anche nella predisposizione delle liste stesse abbiamo visto la debolezza del progetto. Alla fine ci devono essere tre liste oltre al PD, a Sicilia Futura, Alternativa Popolare, che erano Micari Presidente, la lista del megafono del Presidente Crocetta e la lista dei territori, il cosiddetto arcipelago di Orlando. Queste tre liste alla fine hanno prodotto una sola lista, la quale non è stata presentata nel collegio di Siracusa ed è stata, diciamo, bocciata a Messina, quindi assolutamente una lista inconcludente e debole. Un progetto politico che è fallito, perché
ogni atto amministrativo fatto da Crocetta e dal Partito Democratico è stato un danno per i siciliani. Il Partito Democratico non può dire oggi che non c'entra nulla con Crocetta. C'era un governo politico, ben 5 assessorati di peso, i più importanti, erano in mano a uomini politici del Partito Democratico, mi riferisco a Gucciardi, assessore alla sanità, mi riferisco a Bruno Marzano, assessore alla formazione, mi riferisco a Cavolici, assessore alla pesca, mi riferisco a Baccei, assessore al bilancio, quindi voglio dire un fallimento totale, già bocciato dai siciliani. L'altra proposta alternativa sembrava per un momento essere quella del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un po' di paura l'ha messa, forse, no? Il Movimento 5 Stelle è un movimento che ti deve sicuramente portare a riflettere, perché comporta, o meglio ti fa capire, che c'è un certo malessere, ma il malessere è palpabile, si tocca, le imprese soffrono, le famiglie hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, il cittadino ha difficoltà di ogni genere. Allora la gente per un momento ha, tra virgolette, sfogato questo malessere votando 5 Stelle, ma dopo le esperienze amministrative, perché parlare una cosa, andare a amministrare poi è tutt'altra cosa, e basta guardare con serenità quello che sta combinando la Raggi a Roma, quello che sta combinando l'Appendino a Torino e quello che stanno combinando un buon giro per l'Italia. Per ritornare in Sicilia basta vedere l'atteggiamento anche poco etico del sindaco di Bagheria, no? E quindi voglio dire, hanno dimostrato di essere probabilmente anche peggio della classe politica, perché sono classe politica tanto quanto gli altri. In più quindi c'è una falsità, un'ipocrisia che la gente inizia a percepire. Fortunatamente rimane un progetto moderato di centrodestra che vedrà questo battesimo in Sicilia per le elezioni regionali del 5 di novembre, ma che è propedeutico per quanto riguarda le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento nazionale. Allora l'invito è quello che rivolgo a tutti i siciliani, ma soprattutto ai trapanesi, quello di guardare bene e fare questa tanta analisi e puntare sul centrodestra facendo il cosiddetto però voto utile. Quindi è vero che la Sicilia vale doppio, no? Che si parte dalla Sicilia per conquistare Roma. Certo che c'è dubbio, soltanto Renzi, che ha capito che perde, dice che non è così. Oggi è non un laboratorio politico, è proprio l'anticamera delle elezioni nazionali. Chi vince in Sicilia vincerà la prossima scommessa nazionale. Noi abbiamo lavorato in questo senso, abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo riusciti, ripeto, a mettere su una proposta con al centro di questa azione politica Forza Italia, sì. Perché sarà il partito leader di maggioranza relativa. Siamo sicuri che Andrea Musumeci diventerà il prossimo presidente, il prossimo governatore dei siciliani. Bisogna capire, per quanto riguarda lo scenario della nostra provincia, che bisogna saper intercettare quel voto che possa consentire di fare il parlamentare, perché oggi tutti i candidati... Sarà difficile oggi entrare all'ARS, perché con questa nuova legge elettorale, con questo nuovo sistema elettorale siciliano, soltanto in 5 il sistema elettorale uguale, sono cambiati i numeri da 90 a 70 parlamentari, e vorrei dire che sì, questa legge è stata votata dal sottoscritto quando non nella ultima, nella penultima legislatura, io ero in assemblea già siciliana, per dire che io quando c'è da lavorare per ridurre davvero e quindi fare non una proposta populista nel senso negativo del termine o demagogica, ridurre l'assemblea da 90 a 70 poteva essere un fatto positivo al di là del risparmio economico, perché lavorare in 90 e lavorare in 70 sicuramente è più producente lavorare in 70. L'ho votata, l'ho sostenuta, quindi ho lavorato per una proposta che andava contro la mia stessa posizione, perché poi ora per essere rieletti giochiamo la partita, ripeto, non più su 7 come tu hai detto correttamente, ma su 5. Ma a maggior ragione dico agli elettori trapanesi di andare a verificare bene cosa dice la legge sul piano tecnico. La legge è un proporzionale puro, sì, che elegge intanto i partiti, poi all'interno dei partiti che supera lo sbarramento del 5% regionale, che diventa quasi il 10% in provincia, le preferenze stabiliscono chi viene eletto all'interno del partito. Forza Italia sicuramente è il partito che prenderà il seggio, e quindi a quel punto votare Toni Scilla significa concretamente votare per fare il deputato regionale. Tutto il resto è storia, come diceva la famosa canzone, perché oggi vendere del fumo è soltanto un'azione che ha una durata molto breve, lascerà il tempo che trovo, perché
tra 23 giorni arriverà questo 5 novembre e vedremo che tanti soggetti che per ora parlano con pochissimo contenuto, ma al di là del contenuto che non c'è, perché quello o c'è o non ce l'hai, non puoi andarlo a comprare al supermercato, perché per poter aspirare a determinati ruoli politici serve competenza, serve esperienza, serve capire bene le cose, non ti puoi improvvisare. Ecco, la deputazione non è un regalino che puoi andarti a comprare in un negozio, ecco, non è il soddisfacimento di una cosa personale. Perché, ripeto, basta guardare le liste, basta guardare se quelle liste supereranno intanto lo sbarramento del 5% regionale. Sono circa 130.000 voti che servono a una lista per superare lo sbarramento, considerando che andrà a votare in Sicilia il 50%. E quindi dopo, comunque... Nelle ultime elezioni abbiamo avuto un astensionismo di oltre il 50%. Quindi questo comporta che rischia... Questo è il vero dato negativo. La cosa che mi preoccupa in democrazia è il fatto proprio che il cittadino non vuole andare più a esercitare un diritto democratico sacrosanto. I nostri nonni hanno dato la vita per conquistare la libertà, per conquistare la democrazia e per darci la possibilità, dietro quella cabina elettorale, di poter incidere sul futuro di chi poi andrà a fare le scelte che graveranno sulla nostra vita. Perché, ripeto, si vota per il rinnovo del Parlamento regionale, l'Assemblea regionale siciliana legifera, quindi fa le leggi, e quindi occorre competenza, occorre preparazione, non occorre improvvisazione, e quindi il cittadino queste cose le deve valutare, e deve valutare anche la storia di ognuno di noi, la coerenza di ognuno di noi, la proposta politica di ognuno di noi. Lo capisco, in campagna elettorale, correttamente, è il gioco della democrazia, tutti siamo in ballo, tutti giriamo, tutti parliamo, ma viva Dio, serve un momento di confronto, serve un momento di valutazione, bisogna, ecco, considerare l'originale rispetto a una fotocopia, e in più, ripeto, basta andarsi a studiare la legge elettorale e capire chi oggi, con le liste fatte, perché magari prima che si componessero le liste si poteva fare un ragionamento dicendo che la lista X poteva prendere voti Y, oggi no, perché se candidati sono Tizio, Cassa e Bione, ci saranno più o meno un determinato numero di voti, se saranno altri ci saranno altri voti, rispetto a quei voti si stabiliranno le liste che concorreranno a fare il deputato. E ripeto, per quanto riguarda la nostra provincia di Trapani, Forza Italia, insieme al Partito Democratico, insieme alla lista dei 5 Stelle, è sicuramente la lista che farà il parlamentare, quindi un appello a tutti i trapanesi, e per quanto riguarda i mazzaresi in particolar modo, è quello di andare a votare anche rispetto a questo punto di vista, considerando il fatto che io non condivido il fatto che bisogna votare il mazzarese, perché molti amici miei, molti sostenitori miei, spesso venendomi a trovare, perché ripeto, fare politica non è andare in televisione o rilasciare interviste, è servire il territorio, e io l'ho fatto anche durante questo intermezzo in cui non ho avuto un ruolo istituzionale. E questi amici miei, questi imprenditori, questi cittadini mi hanno detto: Toni, però è stato brutto questi 5 anni senza che Mazzara abbia avuto un parlamentare regionale. E io ho detto a quest'ora: ma non è così, perché il parlamentare regionale a Mazzara l'aveva, se poi sul piano pratico, incidenza politica, amministrativa, legislativa, certo, non è colpa mia, ma non è colpa mia se, e voglio dire, non c'è stata, ecco, il ritorno sul territorio, perché la politica deve essere servizio all'interno del palazzo per portare beneficio al territorio che si amministra. Allora, per risolvere questo problema, l'invito è quello di ritornare insieme in Assemblea Regionale Siciliana, insieme a Forza Italia, insieme a questo progetto moderato che è propedeutico alla vittoria nazionale, e soprattutto scegliendo Toni Scilla, di fatto scegliete Nello Musumeci, quindi scegliete una persona per bene, rispetto a chi della politica ne ha fatto soltanto qualcosa di parlato, di chiacchierato e mai di concreto. Già l'esperienza alle tue spalle ce l'hai, cosa porterai di nuovo all'interno dell'ARS? Ma il ragionamento è sempre quello, cercare di legiferare, cercare di fare dei provvedimenti, sia essendo una semplice semplificazione burocratica, per fare in modo che ciò che tu produci sul piano parlamentare diventi di fatto un miglioramento delle condizioni socio-economiche della nostra società. Oggi c'è una Sicilia che è imballata, c'è una Sicilia che non lavora in senso lato,
Bisogna sbloccarla. Bisogna sbloccarla come? Primo, con un collegamento con ciò che è la programmazione economica della Comunità Europea. Ma è normale che l'80% dei fondi comunitari sono ritornati indietro a Bruxelles e poi magari lo utilizzano la Francia e la Spagna? Non è questo bello da dire. Ma è così. Mentre quando Don Scilla è stato in Assemblea Regionale Siciliana, per esempio, i fondi sulla pesca sono stati tutti utilizzati. Perché? Perché sono un mago? No, perché intanto faccio il mio mestiere bene e poi perché avendo competenza diretta su quel settore, i bandi proposti alla categoria erano dei bandi collegati alle reali esigenze della categoria stessa e quindi la spesa è stata effettuata. Allora bisogna ritornare a Palermo per fare un governo autorevole, guidato da un presidente autorevole e non da un presidente che secondo me tutto poteva fare tranne che rappresentare i siciliani, andare a Bruxelles, dopo che a Roma, prima a Bruxelles e per Roma, per battere pugni e intanto rivendicare l'autonomia siciliana, perché l'autonomia siciliana è un privilegio in senso lato per i siciliani, non un privilegio in senso ristretto per la casta. Quello è un altro ragionamento. Oggi l'autonomia da risorse è diventato un problema, questo noi non lo permetteremo e non lo consentiremo. Non ci sono, guardate, per risollevare la Sicilia non serve chiamare Zichichi, no? Il nostro grande scienziato, basta conoscere questa terra. Allora, per essere imprenditori tu devi fare, non lo so, per forza elettrodomestici o produrre orologi, no, tu devi essere imprenditore di quello che hai. Un siciliano è imprenditore di che cosa? Dell'utilizzo e tra virgolette dello sfruttamento di ciò che Dio ci ha regalato, il sole, il mare, la nostra cucina, tutto ciò che di storico abbiamo. Se noi lo mettiamo in rete e creiamo un'attività economica che si chiama turismo, noi abbiamo risolto il 50% dei problemi di quest'isola. Se quest'isola diventa protagonista nel Mediterraneo, perché la Sicilia non può essere protagonista nel nord Europa, no, è evidente per un fatto fisico, no? Di posizione geografica, ma nel Mediterraneo noi siamo la porta di accesso dei paesi del Maghreb verso l'Europa, quindi diventiamo assolutamente attori principali, protagonisti assoluti. Per fare i privati riescono, stanno già iniziando da un bel po', che quello che manca realmente è quel vuoto. Ma meno male che ci sono dei privati che nonostante le difficoltà hanno anche quel coraggio, quella passione e di andare avanti, sono riusciti a ottenere risultati, perché comunque noi abbiamo anche delle ottime, voglio dire, individualità economiche rispetto a settori importanti. Parlo di aziende vitivinicole, di aziende che soffrono di pesca, di aziende importanti anche nel settore e per quanto riguarda per esempio l'olivicoltura. Perché? Perché sono imprenditori capaci, ma non è corretto far pesare sulle spalle soltanto degli imprenditori, ecco, il rilancio economico di un'isola. Allora la politica, la buona politica, il buon governo, un'ottima assemblea deve legiferare per risolvere i problemi del nostro territorio. Ma è normale che nel marzo del 2016 l'Assemblea regionale siciliana ha votato una legge che definirono proprio è cosa semplice, una vergogna, nella quale di fatto l'assessorato al territorio ambiente, ok, non poteva rilasciare nelle more dell'approvazione dei piani spiaggia nessun tipo di autorizzazione. Che significa questa cosa che può sembrare banale? Che circa 500 autorizzazioni in Sicilia per la realizzazione di stabilimenti balneari, di strutture sportive lungo la costa della Sicilia, perché la Sicilia è mare e costa, quindi ha bloccato un'attività economica. Soltanto quest'anno, e grazie a Mazara c'è stato un problema, e di questo sta comportando genere. Per quanto riguarda Mazara, che 5-6 attività, adesso non ricordo, non hanno potuto svolgere la propria attività stagionale. Lì si dovrebbe vergognare anche l'amministrazione comunale, perché bastava che loro producessero il piano spiaggia. Ma quando appunto si abbina un'incompetenza, un'incapacità amministrativa locale a quella più alta regionale, chi ci va di sotto sono le imprese e sono i cittadini, e poi giustamente qualcuno rischia di votare pure i 5 Stelle. Allora, ma questo non lo dobbiamo più consentire, e dobbiamo fare in modo, e l'abbiamo fatto, perché anche dall'esterno dell'Assemblea abbiamo lavorato per fare in modo che questa legge indegna sul piano proprio di proposizione sia stata cambiata, e nelle more dell'approvazione dei piani spiaggia l'assessorato
volta per volta può valutare se è il caso di dare le nuove concessioni. Questo è un esempio di dire che cosa farò se ritornerò in assemblea. Sarò in grado di poter proporre quegli atti legislativi che non sono distanti dalla realtà economica, perché nel momento in cui ciò diventa legge non si verifica più quello di cui hai parlato tu, e ci sarebbero state 5 attività che avrebbero lavorato, avrebbero consentito per esempio una stagione estiva migliore sul piano economico e anche sul piano del divertimento per chi dovrebbe fruire di queste attività. Certo. Cosa dico quindi? Che il voto del 5 novembre è assolutamente strategico, perché per la prima volta, come diceva all'inizio correttamente tu, si vota un'assemblea ridotta. Allora l'appello a chi ci sta ascoltando è quello: primo, non pensare minimamente di non andare a votare. Faresti la scelta più assurda e stupida che potresti fare, perché comunque il 6 ti ritroveresti un presidente del governo regionale, ti troveresti una giunta di governo composta da 12 comuni e ti troveresti un Parlamento da 70. Se sei protagonista invece, cerchi insieme ad altri di farti una tua idea e fare la tua proposta. Come? Andando a votare. Scegli Tony Scilla, scegli Forza Italia, perché pensiamo di potervi chiedere il voto ad ognuno di voi, perché al di là di qualche situazione che magari non si è riuscita a completare in toto, abbiamo sempre dimostrato di avere al cuore le sorti di questo territorio. Se ci fossi stato in assemblea io, probabilmente avrei lottato in maniera diversa per difendere l'aeroporto di Birgi, perché mi pare assolutamente inaccettabile che da novembre, quindi nel prossimo mese, fino a marzo, di fatto l'aeroporto avrà una riduzione potenziale del traffico del 50%, perché non si è riuscita a portare avanti quel progetto di co-marketing, insieme anche a tutti i sindaci, anche lì perché c'è stata una inefficienza politica e amministrativa. Una provincia, quindi, che si vuole sviluppare appunto a livello turistico, sottosviluppare un aeroporto. E infatti questo è un altro elemento che dovrebbe portare il cittadino, l'imprenditore, a capire come votare, perché ripeto, bisogna andare a votare, perché bisogna essere comunque attori protagonisti di quelle scelte che verranno fatte. In quanto candidato all'ARS, qual è la domanda, la richiesta che ti viene fatta più spesso, la problematica che ti viene proposta, ecco? In senso generale è normale che la vera problematica che affligge la Sicilia, ma anche il paese, soprattutto il Mezzogiorno d'Italia, è il problema dell'occupazione, soprattutto quella giovanile. E quello è un impegno anche morale, di lavorare affinché i giovani non lasciano l'isola per scelta, ma cioè non la lasciano per obbligo, ma la lasciano mentalmente per scelta. E quindi quello è un impegno che bisogna che tutte le forze politiche, in maniera serena, seria, comprendano, perché non si può mortificare una persona. Il lavoro è un diritto sacrosanto, è sancito dalla Costituzione. Non si può fare in modo, ancora una volta, e questa è la vera sconfitta alla politica, che il posto di lavoro deve essere frutto di una raccomandazione. Dovrebbe essere la normale logica, la normale conseguenza di un processo economico, perché tutti dovrebbero avere il diritto allo studio e quindi al lavoro. L'altra cosa che secondo me è essenziale, essendo io anche un piccolo imprenditore del mondo della pesca, comunque io ho sempre lavorato, perché è importante avere comunque la propria attività, perché la politica non deve essere la tua attività. La politica è anche una passione, o soprattutto una passione, perché tu la devi sentire proprio come servizio alla tua comunità, alla tua gente. E c'è un altro aspetto che per me diventa essenziale: la sburocratizzazione dell'attività normativa, dei rapporti dell'impresa, del cittadino rispetto alla pubblica amministrazione. Troppe carte, troppe domande, troppe marche bollate, una cosa assurda. Si perde un sacco di tempo, e il tempo nelle varie attività economiche è denaro, come si suol dire. E quindi è un ragionamento che va fatto, e l'ho detto poc'anzi, lo sto dicendo in giro per tutta l'isola e per la provincia, nel caso specifico di questa tornata elettorale. Serve sistemare definitivamente, e i soldi ci sono, presso la Comunità Europea, il sistema dei trasporti in Sicilia. È assurdo che da Messina arrivare a Trapani, per esempio, se ci impiega ancora quasi 5 ore quando ti finisce bene. Quindi va migliorato sicuramente il sistema di collegamento, sia con i treni sia con le auto. Bisogna sistemare le strade. Allora, se tu riesci a fare questo,
non è semplicissimo, ma non è impossibile. Io sono convinto, per esempio, che la nostra Sicilia può sicuramente creare le condizioni per un futuro migliore, soprattutto appunto ritornando al discorso di prima dei nostri giovani. Bene, siamo quasi a conclusione del nostro tempo. Un'ultima battuta, un piccolo appello, un consiglio anche da poter dare agli elettori. Ripeto, quello di andare a votare, perché anche ieri il sondaggio questo Demopolis diceva che quasi il 55% dei siciliani non vuole andare a votare. Questo è un elemento terribile, non è più democrazia. Se voi considerate che Crocetta è stato eletto con il, mi pare, 30% circa del 50% che è andato a votare, praticamente il 13% dei siciliani ha eletto questo governo, quindi non c'è realmente il collegamento tra il popolo e chi ti deve amministrare. Allora l'appello è semplice: il 5 di novembre è una data davvero importante, ripeto, non per essere logorroide, 5 di novembre per la prima volta si vota con un'assemblea ridotta, quindi non saranno più 90 parlamentari ma 70. Allora andate a votare, avete 23 giorni ancora per poter seguire i candidati, per poter studiare, per poter verificare le storie personali e politiche di ogni candidato. Bisogna sapere scegliere seguendo una logica, seguendo il vero interesse, che è quello collettivo. Perché? Perché quando poi il cittadino si lamenta, deve capire che la classe politica che andrà a governare la Sicilia o i parlamentari che andranno a fare le prossime leggi del prossimo Parlamento saranno scelti e non saranno calati dall'alto, ma in base al loro voto. Allora se tu non voti... In base al voto di chi è andato a votare. Che c'è dubbio. E se tu intanto non hai votato, non hai neanche il diritto di lamentarti. E in ogni caso, se tu sbagli a votare, poi non puoi dare la colpa sempre a qualcun altro. Perché oggi non ti può fare più ingannare dalle facili promesse. Non c'è più nessuno che ti può garantire il posto di lavoro, ripeto, come un'operazione clientelare. Oggi serve creare le condizioni economiche per poter sviluppare le imprese e dallo sviluppo delle imprese dare lavoro. Il lavoro vero, non lavoro parassitario, improduttivo. Allora per fare questo devi scegliere quella classe politica, quel parlamentare, quel presidente di regione che ti abbia dimostrato nel corso della sua storia politica di conoscere l'economia, di conoscere la società, di conoscere la Sicilia, di conoscere anche, voglio dire, l'aspetto psicologico dei siciliani. Perché il futuro dei siciliani, il nostro futuro quindi, il futuro della nostra terra, dipende da chi verrà eletto, ma chi verrà eletto lo sarà in base alla vostra scelta. Quindi non sbagliate il 5 novembre, per essere sicuri, votatemi, votate Forza Italia, votate Tore Scilla e quindi, ripeto ancora una volta, con Nello Musumeci governatore, sono sicuro che le condizioni di questa isola cambieranno e cambieranno in positivo. Bene, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere fare una chiacchierata insieme. Grazie a te, davvero, complimenti sempre per la vostra trasmissione. Un saluto, un abbraccio e un augurio a tutti i nostri ascoltatori. Bene, grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata di Politica Oggi.